Dopo aver ricevuto diverse medaglie e premi, suo padre venne insignito da Israele del riconoscimento di giusto tra le nazioni il 23 settembre del 1989. La sua storia così acquisì notorietà in patria, specialmente grazie ad entità come Enrico De Aglio e Giovanni Minoli. Mi è rimasta impressa una scena nella miniserie Rai del 2001. Giorgio Perlasco, un eroe italiano, in cui Luca Zingaretti, nelle vesti di suo padre, dice che non racconterà nulla di quello che è successo ai suoi figli. Volevo chiedere se effettivamente fu così, se suo padre non disse mai nulla in famiglia di ciò che aveva vissuto e se sia data una spiegazione a questo comportamento. Sì, effettivamente lui non ha mai raccontato niente. Io, quando lui è stato riscoperto nel 1988, avevo 34 anni, sono nato nel 54, ma nulla sapevo perché nulla aveva raccontato, né a me né a mia mamma, e nemmeno all'esterno. Certamente quando è stato scoperto io mi sono chiesto il perché lui non avesse detto niente e anche il perché questa storia non sia uscita prima. Però la risposta più importante è proprio quella personale, perché lui non ha raccontato nulla. E sono arrivato a una conclusione, che il filo logico, il filo dello stesso colore che unisce tutte le storie dei giusti. E per cercare di spiegarlo uso un racconto della tradizione ebraica, quello dei 36 giusti. Esistono sempre al mondo 36 giusti, nessuno sa chi sono, nemmeno loro sanno d'esserlo. Ma quando il male sembra prevalere, escono allo scoperto, si prendono i destini del mondo sulle loro spalle e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Finito questo periodo, tornano a fare quello che facevano prima, dimenticando quello che hanno fatto. Perché? Perché pensano di aver fatto solo il proprio dovere, nulla di più e nulla di meno. Questi sono i giusti e questo è il filo logico che unisce tutte le storie di tutti i giusti. Grazie. Poi si sente orgoglioso quindi di suo padre. Quanto pesa invece la sua eredità? Sì, sono orgoglioso ovviamente di quello che ha fatto mio padre. Ho attraversato vari periodi nella mia vita. Il primo periodo, quando è uscita questa storia, oserei dire non l'ho presa benissimo. Mi sono un po' arrabbiato con mio padre. Poi pian pianino ho capito invece che non potevo buttare via questa storia, talmente la storia è bella e talmente importante. Se io vado in giro e oggi sono qui alla vostra scuola, so benissimo che sono qui non perché mi chiamo Franco, perché io non ho fatto niente di particolare nel corso della mia vita, ma sono qui solamente perché posso fare da testimone, posso portare la voce di una persona che non c'è più, posso raccontare una storia di una persona che non c'è più, in questo caso Giorgio Perlasca. Questo mi rende orgoglioso e devo dire non mi pesa assolutamente, anzi mi rende felice. Primo Levi ha detto: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Cosa significa per lei essere custode di memoria? Significa anche seguire un po' il testamento spirituale lasciato da Giorgio Perlasca, che consiste in una frase molto semplice, che penso che gli sia uscita dal cuore. Quando Giovanni Minoli gli chiede perché bisogna ricordare, lui risponde in questa maniera, semplicissima. Io vorrei che specialmente i ragazzi si interessino a questa storia, a questa mia vicenda, unicamente per sapere quello che è successo in quel periodo e saper opporsi se violenze del genere dovessero ripetersi. Cosa significa questa frase? Che se tutti noi conosciamo la storia, quella con la S maiuscola, riusciamo a creare anche al nostro interno una serie di anticorpi di rifiuto dell'odio, della violenza, dell'intolleranza e dell'indifferenza. Proprio in questo merito, che valore ha per lei oggi l'insegnamento della storia? La storia è fondamentale perché conoscere la storia è la cosa più importante, forse. C'è una bellissima frase di uno scrittore inglese, Orwell, 1984, che secondo me descrive in maniera perfetta il tutto e anche il valore della storia. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Suo padre ha salvato migliaia di persone. Ha ancora contatti con alcune di queste? Sì, ne ho avuti tantissimi con queste persone di contatti. Ovviamente adesso il tempo è inclemente perché passa e quindi queste persone sono sempre di meno, però ce ne sono ancora in vita e anche recentissimamente sono riuscito a incontrarne qualcuna in Ungheria, ad esempio. E devo dire che ogni incontro è un incontro straordinario perché fa rivivere momenti certamente lontani, oltre 70 anni fa, ma di una tragicità che è difficile descrivere con le parole. Suo padre ha detto: vorrei che i giovani si interessassero a questa mia storia unicamente per pensare oltre a quello che è successo.
a quello che potrebbe succedere e che sapessero opporsi eventualmente a violenze del genere. Bene, in merito a questo ritiene che la generazione d'oggi si stia dimenticando il passato e il valore della memoria, ricadendo negli stessi errori. Ma secondo me no, assolutamente, perché adesso se ne parla. Quando andavo a scuola io, di queste cose, delle memorie in senso lato, non solamente per quello che può riguardare la Shoah, non se ne parlava assolutamente. Adesso se ne parla e se ne parla tanto, quindi direi che siamo sulla buona strada. L'importante è coltivare questa memoria con equilibrio, ovviamente, non facendo ovviamente con la proprietà transitiva degli accostamenti che sono non opportuni. Sempre nella serie del 2001, nella miniserie del 2001, un soldato tedesco, un personaggio che interpreta un soldato tedesco, ha detto: niente emozioni, niente calore, niente umana comprensione, niente odio, neppure verso gli ebrei, eseguo gli ordini. Bene, lei cosa ne pensa? Ritiene che una tragedia così grande possa avvenire anche oggi, o che stia già accadendo? No, la frase di quel soldato tedesco sintetizza un po', secondo me, la storia di Adolf Eichmann, secondo anche il libro della Hannah Arendt. Io non penso sinceramente che adesso vi siano questo tipo di situazioni. Non vedo situazioni di questo genere, al di là che la Shoah, io ritengo, sia un qualcosa di unico, qualcosa di irripetibile, un progetto di sterminio di un intero popolo. Io non vedo situazioni obiettivamente di questo genere. Certamente in giro per il mondo vi sono situazioni difficili, pesanti, ci sono dei massacri, ma non organizzati in quella maniera. Non per questo dobbiamo abbassare la guardia, ma neanche, come dico, fare dei paragoni che non possono stare in piedi. Va benissimo, grazie.